tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Oggi andremo a scoprire tutte le novità del nuovo iOS 15.6 rilasciato proprio in questo momento da Apple, ma andiamo a vedere cosa c'è di nuovo. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Mirko Zain e come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram, Mirko-Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare di questo, ovvero iOS 15.6 che è stato rilasciato proprio in questo momento da Apple, ovvero qualche ora fa in base a quando uscirà questo video. Ovviamente ragazzi vi ricordo, prima di elencarvi tutte le novità di questo nuovo aggiornamento, che alla fine del video vi darò qualche consiglio per poter installare nel modo corretto e pulito, senza errori, il nuovo aggiornamento sui vostri iPhone e sui vostri iPad. Ma iniziamo con la novità numero 1. Ti ricordo di scaricare iAppZain, ovvero la migliore app per scoprire tutte le ultime news sul mondo Apple. Ma ti ricordo anche di scaricare iAssistenza, l'app che ti permette di risolvere tutti i tuoi problemi con iPhone ed iPad. Ed infine ti ricordo di scaricare iSfondi, l'app che ti permette di trovare tutti gli ultimi e fantastici sfondi del momento per il tuo iPhone. Sono tutte gratis, scaricale qui sotto in descrizione oppure su App Store. E come leggo qui ragazzi all'interno della nostra applicazione ufficiale iAppZain, che vi ricordo trovate in descrizione, novità numero 1, l'Apple TV aggiunge l'opzione per riavviare una partita sportiva in diretta, che ovviamente è già in corso, ma anche mettere in pausa, riavvolgere ed avanzare rapidamente. Quindi se utilizzate l'applicazione TV per vedere partite, in questo caso di NBA o NFL, quello che Apple rende disponibile ovviamente tramite questa applicazione, potrete fare direttamente switch, pausa, tornare indietro, anche se il programma è in diretta. E poi ragazzi, le novità sostanziali sono finite qui, nel senso che di cose nuove non ce ne sono più, ci sono solamente una carrellata di utilissime risoluzioni di problemi. E infatti iniziamo con la prima. Questo aggiornamento risolve un problema per cui l'app impostazioni poteva continuare a visualizzare che lo spazio di archiviazione del dispositivo era pieno anche se effettivamente disponibile. Questo bug in sostanza andava sull'app impostazioni e ci dava quel numerino, il badge numero 1, dicendo sempre che avevamo la memoria piena, quando in realtà effettivamente la memoria era ancora disponibile, e questo bug ovviamente è stato corretto. Inutile che ve lo dico ragazzi, questo aggiornamento è consigliatissimo soprattutto perché corregge tantissime problematiche e ovviamente Apple ne corregge tante altre che non scrive nell'elenco delle novità, quindi assolutamente aggiornate a questo nuovo iOS 15.6. Ma passiamo alla novità numero 3. Novità, tra virgolette. Risolto un problema che poteva causare il rallentamento o il blocco dei dispositivi Braille durante la navigazione del testo in app Mail. Quindi per chi utilizza ovviamente dispositivi per non vedenti, c'era questo problema all'interno dell'app Mail che Apple ha risolto. Altra novità, risolto un problema all'interno dell'app di Safari per cui una scheda poteva tornare ad una pagina precedente. Mi è successo parecchie volte anche a me sui dispositivi dove ho iOS 15.6. Ad esempio, aprivo una scheda in Safari, ne aprivo altre, le pagine precedenti tornavano ad essere delle semplici schede, quindi si perdeva il sito web dove si era stati. Non sempre, fortunatamente, però accadeva. Altra risoluzione, risolto un problema che impediva il corretto funzionamento dell'app musica e del servizio Apple Music. Questa novità ce l'avete segnalata in parecchi, cioè novità, problema, e adesso è stato risolto. Questo problema ce l'avete segnalato praticamente in tantissimi. In sostanza, l'applicazione musica non funzionava correttamente con Apple Music, ovvero non avviava alcuni brani, si stoppava male, si bloccava. Apple ha risolto finalmente tutti i problemi. E ovviamente ragazzi, prima dei consigli sull'installazione, vi ricordo che Apple ha migliorato le prestazioni di sistema e ovviamente ha corretto diversi bug a noi sconosciuti, relativi ovviamente anche alla nostra privacy. Quindi aggiornate, aggiornate, aggiornate. E qui finalmente arriviamo ai consigli sull'installazione come ogni volta. Molti di voi lo sapranno già, ma per eseguire un'installazione pulita non basta andare su impostazioni, generali, aggiornamenti e aggiornare semplicemente, ma dopo parecchi aggiornamenti software è bene rimuovere tutti gli errori sul nostro iPhone o sul nostro iPad. Come fare? Vi lascio qui sotto in descrizione e nel primo commento la guida completa per rimuovere tutti gli eventuali errori sul vostro iPhone e di conseguenza, una volta installato
installato il software nuovamente, installare la versione iOS 15.6 in modo pulito. Mi raccomando ragazzi, non lasciate i vostri iPhone con errori o bug, aggiornate ad iOS 15.6 e rimuoveteli tutti. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 500 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per FullZane.net e... ciao! Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 500 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per FullZane.net e... ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad applezane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.